È il momento di scoprirlo. Installiamo l'applicazione Nothing. Ok, applicazione scaricata. È il momento di avviarla. Vediamo cosa c'è dentro. Notizia bomba prima di partire con il video di oggi. Sono strafelice perché è tornato il misterioso dungeon su Shakes and Fidget. Ovviamente non può mancare anche il classico evento di Natale. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché devo assolutamente mostrarvi il dungeon. Eccoci qui. Succedono molte cose strane. Qui per esempio dovremo tirare una moneta nel pozzo. Vediamo che succede. Che culo, ho trovato un oggetto. Appena arriveremo alla stanza numero 200 potremo affrontare il boss. Avremo la possibilità di trovare un oggetto leggendario. Mancano solamente una ventina di misteriose stanze. 5, 4, 3, 2. Ecco il boss. Ho bisogno dell'oggetto leggendario. Sì! Dov'è? Dov'è? Sì! Sì! Pantofole per mezzo uomini? Beh, saranno anche brutte, però sono fortissime. Trovate il link del gioco nella descrizione. Non perdetevi questo dungeon perché è una figata. Vi lascio con il video. Ok ragazzi, Golden Super Jumpy è qui. Ed è arrivato il momento di scoprire altre applicazioni assolutamente folli. Quest'oggi potremmo avere la vincitrice di tutte le app. Quella più strana di tutte. Quella che, beh, non ti chiederesti mai per quale motivo è stata creata. E beh, ci dovremmo fare coraggio e scaricarla nel nostro telefono. Che cosa accadrà? Beh, lo stiamo per scoprire. Benvenuti in un nuovo video delle applicazioni più strane esistenti al mondo. Anche questa volta tutto è cominciato così. Ho aperto l'ultimo video, ovvero non installare quest'app. In questo video, proprio come il video di oggi, vi mostravo un'applicazione molto strana. Così mi sono messo a leggere i commenti dove mi consigliavate altre app, quando all'improvviso leggo lui, che scrive una sola parola: Nothing. Che significa nulla. Così beh, ho capito che era arrivato il momento di prendere il telefono in mano, dirigermi nel Play Store e cercare un'applicazione di nome Nulla. Vediamo che cosa compare. Non mi aspettavo una cosa del genere. L'applicazione chiamata Nulla esiste davvero. Esiste più di una. E alcune di queste non hanno nemmeno l'icona. La prima ha più di 1 milione di download. Un'applicazione chiamata Nulla. Ok, nelle informazioni dell'applicazione c'è scritto: questa applicazione non fa nulla. Questo aggiornamento non fa nulla di nuovo. Devo smetterla di scavare nei meandri oscuri delle applicazioni. Le recensioni possono dirci qualcosa di utile, perché beh, da qui non è che si capisca molto su quest'app. App fantastica. Non è un gioco, è un dono degli dèi. Sono al livello 264, gioco da mesi e non mi ha ancora stancato. La grafica penso sia la migliore in assoluto. Incredibile che questa applicazione sia così poco conosciuta. Com'è possibile che ci siano tutte queste recensioni positive a 5 stelle? A questo punto della nostra indagine, beh, le cose sono due. Risposta 1. L'applicazione Nothing nasconde un oscuro segreto. In realtà si tratterebbe di un gioco stupenda, di un gioco incredibile per il telefono che quasi nessuno conosce. Opzione 2. I commenti potrebbero essere stati manomessi dal creatore dell'applicazione e le recensioni potrebbero essere tutte completamente finte. È il momento di scoprirlo. Installiamo l'applicazione Nothing. Ok, applicazione scaricata. È il momento di avviarla. Vediamo cosa c'è dentro. Nulla. Nothing. Non ditemi che va a finire così. Ok, vediamo se bloccando e sbloccando il telefono cambia qualcosa. Niente. Non c'è nulla che puoi cliccare. È realmente un'applicazione che si chiama Nothing. Ok, quindi tutti quei commenti potrebbero essere solamente dei troll. Ho visto che nel Play Store ci sono molte applicazioni chiamate Nothing. Non ha nemmeno le immagini e le recensioni sono tutte positive. Installiamola. Installiamole tutte. Non fa nulla. The Nothing App. Anche lei. Non fa nulla meglio. L'applicazione che non fa nulla nel modo migliore. Ma che significa? Il launcher che non fa nulla. Ok, questo potrebbe compromettere il mio telefono. Per proseguire con la nostra indagine e scovare qualcosa, vi dico che ci sono degli aggiornamenti. C'è addirittura un'applicazione che effettivamente non ha nessun'icona. Cioè, è
E che cavolo, io non avevo mai visto un'applicazione nello store senza icona. Un'altra che si è trasformata in un'app di quiz. E poi abbiamo il launcher. Prima di stravolgere il mio telefono e mettere il launcher, proviamo tutte le app e vediamo che cosa succede. Sono sicuro che tra queste app ci sarà qualcuna che farà qualcosa. Ok, questa è identica alla prima e c'è scritto solo Nothing. Non fa niente. Vediamo quest'altra. Scegli i dati su cui l'app Nothing può accedere. Perché deve accedere ai miei dati? Ok, non mi fido molto di questa. Preferisco disinstallarla. Vediamo questa con un punto nero al centro. Sembrerebbe essere una normale app che non fa nulla. Normale tra virgolette. Vediamo questa qui che ha l'applicazione tipo da sviluppatore. Anche in questo caso c'è una piccola scritta. Anzi, piccolissima, con scritto Nothing. Dai, sono sicuro che ci sia una tra queste app che fa qualcosa di più oltre che Nothing. Hanno tutte 5 stelle nello store. Non è possibile. Anche questa niente. Ok, siamo arrivati al momento di cliccare l'applicazione invisibile. Questa finora è la più strana di tutte. Ok, avviamola. Ma che cosa? Ragazzi, non succede nulla. Cioè, è un'applicazione che non ha l'icona e che se clicchi non si apre nemmeno. Io non avevo mai visto una cosa simile. Questa applicazione non fa nulla meglio. Ok, è solo uno schermo nero. Passiamo alla prossima. Do Nothing. Ok, questa almeno ha uno schermo blu. Si è impegnata molto. Ok, proviamo anche l'ultima. Sta succedendo qualcosa. Presenta. Ma che cavolo? Ma che diamine? Nulla. Parte 1 l'inizio. Nulla. Che cos'è? Un gioco? C'è una T che si muove? Possiamo muovere la scritta nulla? Adesso la scritta nulla comincia a saltare? Cioè, dobbiamo mandarla fuori dallo schermo? È una specie di gioco dove per vincere devi togliere la scritta nulla e far rimanere appunto nulla sullo schermo. Questa è la più grande cavolata che abbia mai visto. Ma che cavolo? Shake your booty. Quindi, shakerando, immagino che tu butti giù le lettere. E infatti siamo passati al livello successivo. Cioè, devo giocare a biliardo con una O. Ma che quasi quasi preferivo le applicazioni dove veramente non succedeva un bel niente. Ci siamo, è arrivato il momento di avviare il launcher, l'applicazione che più temevo di tutte. Ovviamente non cliccherò su ricorda la mia scelta, perché se questo launcher dovesse creare qualche casino potrò tornare alla normalità. O almeno credo. Vediamo che succede. È diventato tutto blu. Ok, cioè praticamente quando fai questo launcher non succede nulla, diventa tutto blu, puoi uscire e se riclicchi launcher di sistema torna tutto alla normalità. Ma se tu per errore dovessi cliccare su ricorda la mia scelta e cliccare su do nothing, ti rimarrebbe tutto per sempre così. Ok ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Ho installato tutte le applicazioni che si chiamavano nulla presenti nello store. Abbiamo avuto qualche sorpresa, ma effettivamente in queste applicazioni non c'è un cazzo. Non scaricate le applicazioni che si chiamano nulla, perché non c'è assolutamente nulla. Detto questo, il video di oggi giunge qui al termine. Spero che vi siate divertiti. Oddio, è abbastanza difficile divertirsi con delle applicazioni che effettivamente non fanno nulla, però non lo so, ragazzi. Insomma, distruggete il pulsante dei mi piace e consigliatemi qui sotto nei commenti quale deve essere la prossima applicazione strana che volete vedere. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Seguitemi su Instagram e TikTok, mi trovate con il nome di Golden Jumpy e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti ragazzi.